Punto numero 15, che è la petizione 515-2021. Petizione presentata dal signor Davide Carlucci, cittadino italiano, a nome della rete dei sindaci del Recovery Sud, è corredata da 39 firme, sull'equa ripartizione dei fondi Next Generation EU nell'ambito del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza per l'Italia. Il signor Carlucci è qui presente, gli diamo il benvenuto e ha 2 minuti per spiegare la sua petizione. Prego. Grazie. Egregi parlamentari, egregia Presidente della Commissione Petizioni del Parlamento Europeo, Dolors Monserrat, grazie per aver consentito di far sentire qui la voce dei sindaci del Sud Italia che per la prima volta nella storia della nostra nazione si sono uniti in modo trasversale per ribellarsi a quel divario che ci condanna da 150 anni. Con questa petizione, proposta a nome dell'Osservatorio sul piano di rilancio e mezzogiorno della rete dei sindaci del Recovery Sud da me coordinata e dal Movimento 24 Agosto per l'equità territoriale, chiediamo alle istituzioni europee di modificare il piano nazionale di ripresa e resilienza presentato dal governo italiano, favorendo una equa distribuzione territoriale dei fondi. Le priorità dell'allocazione delle risorse per le riforme e per i progetti di investimento pubblico del piano dovrebbe essere accordata ai territori più svantaggiati per garantire una ripresa economica che riduca le disparità. La scelta del governo italiano in realtà di destinare al sud solo il 40% teorico delle risorse del PNR rischia invece di creare i presupposti per una ulteriore gravissima divaricazione, acuendo le disparità territoriali a pregiudizio delle aree depresse dal punto di vista socio-economico come quelle meridionali, le cui condizioni si sono vieppiù deteriorate con la pandemia. 80 miliardi di euro, di cui solo 22 certi, ricordiamolo come ha dimostrato l'economista Gianfranco Viesti, sembrano una cifra enorme. Non lo sono però se si considera quanto sia cronico e difficile da sradicare il dislivello, il nostro deficit di sviluppo che, come dicono da anni economisti, centri studi e lo stesso Presidente del Consiglio Mario Draghi, anziché diminuire, si aggrava sempre di più. Per raggiungere Milano da Roma si impiegano 2 ore e 55 minuti, per spostarsi tra Napoli e Palermo invece ce ne vogliono 9,58, quasi 10 ore. L'aspettativa di vita delle fasce povere delle popolazioni del sud è di 10 anni più bassa di quella delle popolazioni più ricche del nord. Un bambino residente nel mezzogiorno ha un rischio del 50% in più di morire nel primo anno di vita rispetto ad uno che nasce nelle regioni del nord. Questo non avviene per caso. Succede perché la spesa per interventi nazionali finalizzati allo sviluppo del Mezzogiorno è scesa dallo 0,47% del PIL italiano degli anni 90 allo 0,15% del 2015, ben 5 volte meno rispetto al periodo dell'intervento straordinario. I fondi europei hanno sostituito solo in minima parte e in aperto contrasto con il principio europeo di addizionalità il mancato impegno delle politiche nazionali di riequilibrio. Ecco perché è importante che al Sud sia dato ciò di cui ha realmente bisogno. Serve una cura da cavallo, non un'aspirina. Ed è altrettanto importante blindare l'allocazione delle risorse attraverso graduatorie per macro aree, per evitare che una volta messi a bando i finanziamenti stanziati dall'Europa per il Sud finiscano in realtà al Nord, dove i comuni sono più attrezzati, meno distratti da emergenze sociali e più ricchi e quindi più in grado di cofinanziare. In questo modo quel 40%, che è pure insufficiente, rischierebbe di volatilizzarsi. Grazie al federalismo fiscale, infatti, i comuni del sud si sono impoveriti, svuotati di personale, hanno tante idee ma pochi progetti nel cassetto. Come può un comune come Acquaviva delle Fonti, il mio comune con 54 dipendenti, competere con Feltre, che a parità di abitanti ne ha 125? Come può Andria, con 290 dipendenti, competere con Piacenza, che ne ha 630? Ecco il circolo vizioso in cui siamo intrappolati qui al sud. Più siamo poveri, meno abbiamo possibilità di uscire dalla nostra condizione. E nessuno può accusarci di indolenza o incapacità nell'utilizzo delle risorse.
Recovery Sud ha realizzato un libro bianco con tutte le proposte progettuali dei comuni meridionali. Lo hanno scritto amministratori che si dannano perché non hanno ingegneri, sindaci o assessori che non potrebbero permettersi il lusso di fare pianificazione, perché in questo momento stanno negli hub vaccinali a dare una mano concretamente, oppure devono dare risposte agli agricoltori in ginocchio per la siccità. Avevamo chiesto 5.000 giovani progettisti per i nostri comuni, ne hanno messi a bando 2.800 e si sta coprendo solo la metà dei posti. Così partiamo male, cari amici dell'Unione Europea, e noi non vogliamo che il recovery in Italia sia un flop. Chiediamo quindi che la Commissione Peti mandi una lettera al governo italiano chiedendo chiarimenti su questi punti. Chiediamo inoltre che la petizione rimanga aperta. Chiediamo di monitorare con la massima attenzione l'attuazione del PNRR da parte dello Stato italiano. Noi non vogliamo perdere anche questo treno, non vogliamo continuare a vedere i nostri giovani andar via, non vogliamo sentire più parlare di una nazione divisa in due. Grazie. Thank you very much. Now we are going to give. Molte grazie, ora diamo la parola alla Commissione europea. Signor Angel Catalina Rubianes del Dipartimento per la Ripresa. Onorevole Catalina, la invitiamo a fare clic sul pulsante Speak. Madam Chair? Signora Presidente, la sua connessione non è adeguata. Bene, allora do la parola ai deputati e intanto cerchiamo di capire se riusciamo a ripristinare la connessione con la Commissione. Quindi ora do la parola all'onorevole Jahr del PPE. Può intervenire? Prego. Mit meiner Abstimmung. Wir gucken gleich. Allora, grazie innanzitutto al firmatario della petizione. Ma quasi quasi mi dicevo, solitamente ecco, la petizione è un po' travolta da questa problematica, perché da un lato ci si potrebbe chiedere ma perché c'è l'Unione Europea, ci sono aspetti di sicurezza, progetto di pace, eccetera, eccetera, ma c'è anche un altro aspetto, l'Unione Europea esiste anche per migliorare le condizioni di vita nell'Unione Europea sul piano sociale, economico, eccetera, eccetera, rendendole uguali per tutti. E a tal fine abbiamo tutta una serie di strumenti e di incentivi. L'Unione Europea stanzia molti fondi proprio per questo obiettivo, cioè per evitare che succeda ciò cui ha fatto riferimento il firmatario. C'è poi il fondo per la ripresa che è appena stato approvato per l'Italia con il relativo piano strategico, quindi si può iniziare a lavorare. Ecco, tutto questo mi porta a dire che sono d'accordo a che si mantenga aperta la petizione. È necessario ricordare al governo italiano che i fondi devono essere distribuiti proprio sulla logica di questa filosofia, parità di condizioni per tutti, dobbiamo poi seguire l'evolversi della situazione, ma per questo è competente la Commissione europea, che quindi dobbiamo esortare ad andare a verificare cosa si fa con i fondi stanziati, perché innanzitutto questi fondi vengono stanziati una volta sola, ci sono sempre conflitti o tensioni quando si attribuiscono fondi. Il piano dell'Unione Europea in generale è quello di aumentare e migliorare in modo uguale per tutti le condizioni di vita ed economiche. Quindi la tematica è molto importante, dobbiamo mantenere aperta la petizione e abbiamo bisogno della Commissione proprio in questo periodo in cui inizia il nuovo periodo di programmazione di aiuti con i fondi agricoli, eccetera, eccetera, con il fondo per la ripresa e il recovery.
Ecco, sono moltissimi i fondi, gli importi che saranno stanziati. Quindi la Commissione deve fare attenzione a che il tutto venga ripartito con equità questo deve essere verificato fin dall'inizio piuttosto che verificarlo a posteriori 2, 3, 4 anni più tardi. Quindi la mia richiesta è di mantenere aperta la petizione, poi chiediamo con urgenza alla Commissione di verificare non solo per l'Italia ma per tutti gli Stati membri cosa si fa con questi fondi. Ecco, perché l'idea dell'Unione Europea, ecco, in particolare con il Fondo per la Ripresa e il piano di resilienza, è proprio quello di dare una spinta anche a quelle regioni meno sviluppate sul piano economico per aiutarle ad arrivare a parità di condizioni. Grazie. No, I'm giving... Molte grazie. Ora do la parola all'onorevole San dei Socialisti. Mr. Sant, please press speak button. I have. Onorevole Sant, la vediamo e la sentiamo, perfetto. Allora, innanzitutto volevo ringraziare i responsabili della petizione per la fiducia riposta in questa commissione. Per quanto riguarda la petizione stessa, i timori e insomma la fatica delle regioni meridionali italiane è ben nota anche storicamente. E per quanto riguarda la distribuzione dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, i fondi sicuramente dipenderanno anche dall'EFSI. Però questi fondi usano un meccanismo completamente diverso. L'attuale quadro di riferimento adottato nell'ambito del regolamento attuale stabilisce che in questo strumento non ci sono requisiti relativi alla distribuzione regionale e territoriale dei fondi. Tuttavia è evidente che lo stesso regolamento a più riprese e chiaramente afferma che i piani di ripresa e di resilienza nazionale dovrebbero contribuire al miglioramento della coesione economica e territoriale nazionale. L'articolo 22 del regolamento richiede che ci sia una stretta collaborazione tra coloro che sono responsabili dell'attuazione dei piani a livello unionale, nazionale e, se necessario, a livello regionale per raggiungere gli obiettivi stabiliti da questo strumento. È evidente che le regioni meridionali italiane devono recuperare molto terreno, e ne abbiamo già parlato questa mattina, per quanto riguarda l'aggiornamento territoriale e sociale, soprattutto rispetto alle regioni del nord del paese. Tutto questo dovrebbe essere anche valutato nel contesto degli ultimi dati emergenti, che mostrano che le disuguaglianze economiche e sociali negli ultimi anni sono addirittura aumentate in Unione Europea e le regioni meridionali e le isole sono state le aree più colpite. Per questo motivo vorrei chiedere alla Presidente di mantenere questa petizione aperta per un'ulteriore analisi della situazione e vorrei chiedere alla Commissione per le petizioni di inviare una lettera alla Commissione Europea richiedendo maggiori informazioni e un follow up su questo argomento. Grazie. Grazie Presidente, ringrazio i colleghi che mi hanno preceduto individuando molto bene alcuni dei punti che si discuteranno qui oggi. Io faccio riferimento agli effetti del mercato unico e dell'integrazione monetaria che hanno aumentato la concentrazione delle attività economiche e rafforzato il vantaggio competitivo delle regioni più forti in Unione Europea, sia per la riduzione del costo dei trasporti che per la rilevanza delle economie di scala e di agglomerazione. Questo è avvenuto prima per l'allargamento dell'Unione nel Mediterraneo e poi per il grande allargamento ad est che ha spostato il baricentro produttivo sempre più a nord e sempre più ad est. In questo scenario l'Italia è il paese che ha avuto il coraggio di introdurre e giustificare nel tempo l'odioso criterio della spesa storica, per cui chi aveva avuto di più continuava a ricevere di più e chi non aveva avuto nulla continuava a non ricevere nulla. Per conseguenza di queste ragioni, oggi l'Italia è il paese più diseguale dell'Unione Europea e i valori medi che vengono riportati nelle tabelle in realtà nascondono i più grandi privilegi da una parte e le più odiose privazioni dall'altra.
In questi giorni il governo italiano ha presentato il suo piano nazionale per la ripresa e la resilienza, che ha ricevuto il giudizio positivo della Commissione europea, nonostante il rischio concreto che le regioni più ricche del nord, ai primi posti per PIL pro capite in Unione europea, ricevano più fondi rispetto alle regioni meridionali, che sono agli ultimi posti per PIL pro capite. Ma se applichiamo il criterio individuato dalla stessa Commissione per allocare le risorse agli Stati membri nel singolo Paese, scopriamo che il 70% delle risorse destinate all'Italia sono maturate per le condizioni socio-economiche in cui riversa il Mezzogiorno d'Italia. Eppure il governo italiano ha destinato realisticamente al Sud soltanto il 10% di quei fondi e ha concepito il piano con una logica competitiva che esclude proprio chi ne aveva più bisogno. Presidente, diseguaglianze territoriali e sociali sono due facce della stessa medaglia, perciò la politica di coesione è la chiave di volta per la tenuta dell'intera Unione Europea. Oggi siamo qui ad appoggiare questa petizione e a chiedere che rimanga aperta, nell'interesse del popolo del Mezzogiorno d'Italia, nell'interesse del popolo italiano tutto e nell'interesse del popolo dell'intera Unione Europea. Grazie. Grazie mille. Adesso gli do la parola alla signora D'Amato, Grinch Group. Grazie Presidente, grazie al petitioner che saluto. E io naturalmente chiedo anch'io che la petizione resti aperta e che si iscrivi non solo alla Commissione, che mi auguro sia in grado di collegarsi. È strano che quando si parli di Sud, è la seconda volta che mi capita, la Commissione non si ha difficoltà di collegamento. E non solo, io aggiungo a quanto detto dai colleghi che il problema è ancora più grave, in quanto in Commissione Sviluppo Regionale, della quale faccio parte, è stato presentato di recente uno studio che parla delle lagging regions, ossia delle regioni meno sviluppate, che sono anche con regioni divergenti, che vuol dire che non crescono nonostante i soldi della politica di coesione. Questo succede nel sud Europa, succede in Portogallo, succede in Spagna e succede in Italia, non succede nell'est dell'Europa, non succede in Polonia. Sono lagging regions che però riescono a convergere, riescono a crescere, il che vuol dire che in queste regioni, quindi sicuramente nel sud d'Italia, il problema è a monte. La coesione sociale e territoriale deve essere innanzitutto fatta dai governi, e quindi subito l'abolizione del sistema della spesa corrente, e subito devono essere stabilite i livelli essenziali di prestazione, altrimenti questo gap non solo continuerà ad aumentare, a far divergere le regioni del sud con le regioni del nord, ma ci porteremo dietro anche le regioni del nord, che sono, secondo questo studio, regioni divergenti, quindi non crescono più neanche loro, finché non si capirà che è un problema cruciale. Questa era la prima riforma che forse la Commissione doveva chiedere al governo italiano e che il governo italiano doveva attuare, invece di fare una riforma della giustizia assurda che invece continuerà a impallare il sistema della pubblica amministrazione. Quindi chiedo fortemente che sia lasciata aperta e che si scriva sia alla Commissione che al governo. Muchas gracias. Ora le daria la parola al signor. Grazie, onorevole Corrao, prego. Sì, grazie Presidente. Condivido, supporto anch'io la richiesta del petitioner e condivido tantissimo quello che è stato già detto dai colleghi Pedicini e D'Amato. Mi sento di dire che qui siamo probabilmente di fronte ad un diabolico meccanismo per cui da nord ci si finanzia al sud solo al fine di investire e guadagnare di nuovo al nord e non per rimuovere dei gap o creare delle reali condizioni di sviluppo. Sembra una questione politica, vista la presenza appunto di 500 sindaci, ma in realtà la questione assume una rilevanza scientifica e molti degli esempi fatti dal sindaco in apertura ne sono appunto testimonianza. Qui va ribadito che è scientificamente impossibile che il 40% delle risorse vadano al sud se nel PNRR italiano sono assenti target territoriali, come ad esempio servizi sanitari e sociali, come l'offerta di asili nido, come il tempo pieno nelle scuole, e le misure e gli obiettivi di rafforzamento delle amministrazioni pubbliche del Sud, che non hanno risorse per programmare e spendere in modo efficiente. Il sindaco faceva degli esempi molto, molto concreti. In questo modo è facilissimo prevedere un ennesimo fallimento, la mancata spesa e il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati al Sud, con conseguente spostamento delle risorse verso territori già dotati di quella capacità di base che manca.
Ora mi chiedo, in mancanza di questi presupposti, in che modo la Commissione europea ha valutato positivamente gli obiettivi e la politica di coesione per l'Italia? Perché per noi è veramente difficile comprenderlo e mi piacerebbe sentire una risposta dalla Commissione europea, se riesce a collegarsi. Vorrei ribadire il concetto che se si dovesse applicare scientificamente la formula indicata nel regolamento Resilienza e Ripresa, le risorse da destinare al Sud in Italia tra sussidi e finanziamenti sarebbero pari a oltre 150 miliardi di euro, mentre se si applicasse quella per le aree di ritardo e di sviluppo, oltre 120 miliardi. La proposta è quella di rimodulare il PNRR attribuendo un coefficiente di concentrazione a favore delle regioni del Sud che tenga conto del ritardo accumulato rispetto alla media nazionale e della realizzazione dei target realistici. Legare risorse e rafforzamento amministrativo, quindi risorse umane e strumentazione, sia nella fase di attuazione che di monitoraggio e controllo. Rivoluzione culturale della spesa pubblica e dell'accesso dei privati, separando la spesa buona da quella dannosa. Grazie. Muchas gracias. Grazie. Sì, c'è il collegamento. Allora sentiamo la commissione, prego. Thank you, Chair. Can you hear me now? Yes. Mi sentite adesso? Sì, grazie. Chiedo scusa per il problema precedente. Per fortuna ora ce l'abbiamo fatta. Grazie, signora Presidente, e grazie al signor Carlucci e a tutti i sindaci che hanno firmato la petizione. Questo argomento non ci è nuovo perché abbiamo ricevuto molte lettere da parte di vari portatori di interesse in Italia rispetto alla attribuzione e stanziamento delle risorse nell'Italia meridionale e questo divario regionale. Vorrei iniziare il mio intervento facendo riferimento a questo divario regionale e l'attribuzione delle risorse all'Italia meridionale, dicendo che questo è stato un aspetto molto importante durante le nostre discussioni e negoziati con il governo italiano a proposito del piano di ripresa e resilienza per l'Italia, ed è stato così fin dall'inizio, dalla fine dell'anno scorso, in praticamente tutte le interazioni, tutti i commenti che ci sono stati con le autorità italiane, la Commissione europea ha sempre sollevato questo aspetto. E questo è accaduto perché il regolamento votato dai colegislatori prevede che le raccomandazioni specifiche per paese debbano essere rispettate all'interno del piano. E come sapete, c'è una raccomandazione specifica che indica che l'Italia è esortata a risolvere il divario infrastrutturale prendendo in considerazione le disparità regionali. E poi il regolamento prevede anche che il principio della coesione territoriale è uno dei criteri sulla base dei quali la Commissione valuta il piano, perché questo possa ricevere un giudizio positivo. Su questa base, dunque, abbiamo avuto moltissime discussioni con il governo italiano per vedere appunto come il piano affrontasse il divario regionale e per garantire un importo sufficiente di risorse al Sud Italia. Vi ricordo anche che il regolamento prevede che le unità di riferimento per l'attribuzione delle risorse sono gli stati membri, non le regioni, e questa è un'importante differenza rispetto alla politica di coesione o rispetto ai fondi EFSI, nel senso che secondo EFSI l'unità di riferimento è il livello NAZ2, quindi le regioni. L'attribuzione per le risorse agli stati membri, quindi è la somma di quanto corrisponde ad ogni regione, cioè quanto viene stanziato per l'Italia, la somma di quanto verrà poi stanziato per Puglia, Sicilia, Lombardia, Emilia Romagna, eccetera, eccetera. Lì l'unità di riferimento è la regione.
Per questo motivo nella politica di coesione ci sono le cartine con i vari tipi di regioni, le più sviluppate, le meno sviluppate, eccetera, eccetera. In questo caso invece per il fondo di ripresa e resilienza i colegislatori hanno deciso che l'unità di riferimento è lo Stato membro. Se andate a leggere l'allegato 1 al regolamento, vedete che lo stanziamento delle risorse viene fissato a livello di Stati membri, non di regioni. È importante mettere in evidenza questa differenza rispetto alla politica di coesione, perché altrimenti rischiamo di generare confusione. E questo ovviamente vale per tutti gli Stati membri, non solo per l'Italia. Ecco, volevo fare questa precisazione fin dall'inizio. Il regolamento ci esorta a considerare le raccomandazioni specifiche per paese, ma ci obbliga anche ad utilizzare come unità di riferimento lo Stato membro e non la regione, a differenza di quanto avviene per la politica di coesione. Detto questo, la Commissione affronta con estrema serietà le raccomandazioni specifiche per paese, soprattutto quelle che fanno riferimento al divario infrastrutturale e la necessità di tenere in considerazione e risolvere le disparità e il divario regionale in Italia. Sulla base di questa affermazione, il governo italiano ha detto che almeno il 40% delle risorse sarebbe potuto andare alle 8 regioni del Mezzogiorno. Inoltre, se andate a vedere il piano, troverete tutta una serie di misure riservate alle 8 regioni del sud. Penso ad esempio ad alcune misure della cosiddetta missione 3, investimenti nel settore ferroviario. C'è ad esempio una misura specifica per il rinnovo e ristrutturazione delle stazioni ferroviarie solo per il sud Italia, oppure ci sono investimenti specifici alla missione 5, missione specifica dedicata alla coesione, dove ci sono ad esempio investimenti per le zone economiche speciali dell'Italia del Sud. Poi c'è la missione numero 2 dedicata alla transizione verde, e lì ci sono alcune azioni specifiche sulla gestione dei rifiuti che sono riservate alle città meridionali. Inoltre ci sarà un accordo operativo che sarà negoziato con il governo italiano, questo è quanto prevede il regolamento, che fisserà ulteriori dettagli sulla portata geografica di alcune misure contenute nel piano. Quindi riceverete più dettagli sull'attribuzione specifica di alcune misure, quindi sulla loro portata geografica, in questo accordo operativo. Vorrei poi spiegare meglio quali sono gli investimenti importanti per il Sud Italia. L'autore della petizione ha fatto riferimento, e noi siamo d'accordo, ai problemi di accessibilità per regioni meridionali come Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata, quindi accessibilità rispetto alle regioni del nord. Su questo siamo completamente d'accordo, e per questo motivo vorrei ricordare che nel piano italiano sono previsti importanti investimenti nel settore ferroviario con forti stanziamenti, e grazie a ciò il collegamento ferroviario Palermo-Messina-Catania ad esempio sarà sviluppato, oppure la tratta Salerno-Reggio Calabria ferroviaria sempre sarà potenziata, e si completerà il collegamento Napoli-Bari, più altri importanti collegamenti regionali, oppure collegamenti con i porti meridionali di Gioia Tauro, ad esempio. Tutto questo è previsto specificamente per il Sud. Con questi investimenti noi ci attendiamo forti miglioramenti in termini di accesso, quindi non solo collegamenti con il Nord, ma collegamenti anche con tutta l'Europa e con tutto il mercato unico europeo. Per noi questo è un importante investimento, perché il problema del Mezzogiorno non è solo la scarsità di collegamenti con l'Europa, con l'Italia settentrionale, ma anche scarsità di collegamenti con il mercato interno. Con questi investimenti si svilupperà l'economia del Sud Italia,
e quindi anche ci sarà una capacità migliorata di esportazioni di beni e servizi. Vi ricordo anche un'altra cosa, sono previsti anche importanti investimenti per quanto riguarda gli impianti di trattamento delle acque reflue, questa è un'altra parte importante del piano italiano approvato questo lunedì. Vorrei anche sottolineare che ci sono aspetti ancora in corso di negoziato, tra cui l'accordo di partenariato e i programmi operativi che saranno adottati nel quadro della politica di coesione 2021-2027. Quindi, oltre a tutte le risorse che deriveranno dal piano di resilienza, ci saranno anche in questo caso risorse specifiche stanziate a favore delle regioni del Sud Italia. Durante i negoziati sul piano ci siamo impegnati molto per coordinarci ed evitare sovrapposizioni con quanto prevede appunto l'accordo operativo e l'accordo di partenariato che verrà adottato nel quadro della politica di coesione. E ci attendiamo complementarietà da tutti questi strumenti. Complementarietà con le misure per il Sud Italia adottate nel piano di ripresa e resilienza. A nostro avviso non si deve guardare solo dove avviene l'investimento, perché poi gli investimenti hanno un effetto cascata, quindi se anche l'investimento non viene operato nel Sud Italia potrebbe comunque avere ripercussioni sull'accessibilità per il Sud Italia. E quindi potrebbe, ad esempio, il completamento della rete ferroviaria nel nord, la TEN-T, nell'Italia settentrionale, migliora poi l'accessibilità anche per il Sud Italia. Quindi non dimentichiamo l'importanza di questi effetti cascata. Come ha detto poi uno degli onorevoli parlamentari che è intervenuto, c'è il problema della stagnazione. È chiaro che l'Italia è uno dei paesi che ha un importante divario regionale, ma negli ultimi tempi l'intera economia italiana ha registrato bassi livelli di crescita e produttività. Se pensiamo ad esempio alle statistiche sugli investimenti pubblici, vediamo che questi sono stati bassissimi in tutta Italia. Secondo noi questo piano riuscirà a migliorare la crescita dell'intera economia italiana, ponendo termine a queste tendenze negative o scarse rispetto alle tendenze europee degli ultimi decenni. Vorrei concludere ora facendo riferimento all'aspetto riforma del piano, perché il piano ha due pilastri, ci sono gli investimenti, ma le riforme sono altrettanto importanti, sono fondamentali per il successo del piano e per migliorare le prospettive di crescita e produttività dell'Italia meridionale e in generale dell'economia italiana. Qui abbiamo dedicato una particolare attenzione all'introduzione nel piano di riforme importanti che avranno forti ripercussioni sull'Italia meridionale. Penso ad esempio alla riforma per migliorare la capacità dell'amministrazione pubblica di sviluppare progetti di infrastrutture. Come sapete, uno dei problemi registrati nella politica di coesione era la scarsa capacità delle regioni meridionali, dell'Europa meridionale, di assorbire i fondi ricevuti, perché c'erano scarse capacità o scarse competenze nell'applicare, nel realizzare i progetti di infrastruttura in tempo utile per ricevere i fondi della politica di coesione. Le riforme incluse nel piano relative alla pubblica amministrazione, con una particolare attenzione per l'Italia meridionale, a nostro avviso saranno fondamentali per potenziare le capacità delle regioni meridionali e in generale dell'Italia ad accelerare i tempi relativi ai progetti finanziati con i fondi europei. Questo è fondamentale perché si tratta di riuscire a realizzare i progetti in tempo utile. Come sapete, tutti i progetti devono essere ultimati entro il 2026 e considerato il volume dei progetti e dei finanziamenti,
Questa è una sfida importantissima che l'Italia dovrà raccogliere. Realizzare queste misure sarà fondamentale per realizzare in tempo utile gli investimenti previsti, per centrare poi in modo soddisfacente anche i vari milestone e i vari target. Poi il settore del trattamento delle acque reflue, anche qui si prevedono importanti riforme. E in questo ambito le regioni meridionali hanno forti problemi in termini di riciclaggio, quindi transizione verde, eccetera. Ecco, date tutte queste argomentazioni, devo dire che nel complesso, secondo la Commissione, il piano è equilibrato e si occupa anche della questione delle disparità e dei divari territoriali nel meridione d'Italia. Chiaramente è fondamentale seguire l'attuazione del piano, quindi controllare che i fondi vadano alle regioni per cui sono previsti, ma sottolineo anche che dobbiamo verificare l'aspetto investimenti, ma anche l'aspetto riforme, e le riforme contenute nel piano devono essere realizzate. Perché la storia ci insegna che le riforme sono una condizione sine qua non per poter operare con successo gli investimenti previsti per l'Italia meridionale. Ecco, penso di dovermi fermare qui. Grazie e mi scuso ancora una volta per il precedente problema di collegamento. Thank you very much. Grazie. Do adesso la parola a Carucci. Voglio dire alla Commissione che è qui rappresentata, che noi sappiamo molto bene, siamo parlamentari europei, sappiamo molto bene come è stato strutturato il regolamento della Commissione europea per il dispositivo di ripresa e resilienza. Sappiamo molto bene che le allocazioni delle risorse sono attribuite allo Stato membro e non a livello regionale, non serviva la Commissione a ripetercelo, ma le priorità orizzontali purtroppo prevedono, purtroppo forse per la Commissione, prevedono il contrasto alle diseguaglianze regionali e sono priorità insieme a quella della lotta alla diseguaglianza generazionale e quella di genere. Il dispositivo per la ripresa e la resilienza ha la stessa base giuridica delle politiche di coesione e si aggiunge, non sostituisce alle politiche di coesione. La Commissione ha il compito di vigilare il rispetto di questi obiettivi e noi abbiamo strutturato al Parlamento europeo un gruppo di scrutinio proprio per dare indicazioni aggiuntive alla Commissione in modo che possa agire in questo senso. Mi preoccupa questo atteggiamento della Commissione che richiama l'ovvio proprio perché dà il sospetto che non vuole capire la gravità del tema che oggi viene riportato da questa petizione. D'Amato. Grazie Presidente. Io aggiungo a quanto detto da collega Pedicini che se non può la Commissione affermare che dando più soldi alle regioni più sviluppate le regioni meno sviluppate sviluppano, quale studio, quale scienza, quale studio può darci a supporto? Noi abbiamo studi che dicono esattamente il contrario, studi che dicono che ogni euro speso al sud si ritorna poi alla manifattura del nord. E poi i progetti che lei cita sulla ferrovia sono tutti progetti sponda o progetti coerenti, come li volete chiamare, sono progetti già finanziati con soldi nazionali e con soldi europei, quindi soldi sottratti ancora una volta al sud e che non c'è da nessuna parte scritto dal governo europeo che ritorneranno in qualche maniera. Si parla del fondo di sviluppo e coesione, un fondo nazionale, la cui spesa è ferma al 6%. Le lettere di cui parla, è vero, tanti cittadini hanno scritto alla Commissione e non hanno ricevuto alcuna risposta riguardo a questa mancanza e questa distribuzione sbagliata. Chiudo dicendo che se però per distribuire i soldi fra le varie nazioni del Next Generation EU avete usato più criteri e quindi il PIL, la disoccupazione, la popolazione, poi nella distribuzione questo non vale più. Bene, forse è il caso allora di cambiare l'indicatore, questo anche per la politica di coesione, non può essere più il PIL un indicatore per decidere se la qualità della vita dei cittadini e il loro sviluppo e la loro crescita.
Chiedo quindi che la Commissione risponda quantomeno ai cittadini che li hanno scritto, lei stessa lo ha affermato, ne hanno quantomeno il diritto, e che vigili su quella, sulla raccomandazione specifica che, di cui lei parlava, perché la riforma della pubblica amministrazione c'è, la riforma sulla giustizia c'è, e controllate, perché è un danno al governo, agli cittadini italiani, ma anche all'Unione Europea, e quella, guarda caso, quella sulla coesione territoriale non c'è, i LEP non ci sono, non sono ancora resi obbligatori. Grazie mille. Adesso gli do un'altra volta la parola al peticionario Davide Carlucci. Lei ha 2 minuti per concludere. Grazie. Allora, io, visto che ha fatto riferimento il commissario, che ringrazio, alla questione delle acque reflue, noi siamo uno dei pochi comuni in Italia che già fa affinamento delle acque reflue con un finanziamento di 4 milioni di euro, e adesso stiamo ampliando con altri 2 milioni di euro. Quindi questo vuol dire che i comuni del sud, se messi in condizione di investire, di spendere i soldi comunitari, lo fanno e fanno anche innovazione. Io però voglio rimarcare che i 209 miliardi che sono stati dati all'Italia sono stati dati soprattutto in ragione del PIL troppo basso, della disoccupazione troppo alta. Ecco, quindi voglio dire, nel momento in cui andavano ripartiti all'interno della nazione, non possiamo fare finta che, diciamo, che questi dati siano omogenei. Io credo che ci sono progetti in Italia, al sud, che sono fermi dal 1971, come l'autostrada Bari-Taranto, per esempio, che si ferma a 30 km da Taranto e doveva arrivare invece in Calabria, collegando la Bologna con la Calabria. Perché fermo dal 1971? Perché non leggo niente sul piano nazionale di ripresa e resilienza di questa, come tante altre opere che sono necessarissime al sud? Noi abbiamo tanti progetti, stiamo realizzando per esempio tutti insieme, stiamo cercando di creare un grande parco della transumanza, un progetto ecologico di tutto il meridione. Ecco, perché su questo io quello che chiediamo è che il governo, vigilate, non date niente per scontato, e chiedete al governo italiano di ascoltare i comuni, perché sono i comuni quelli che stanno sul territorio tutti i giorni a cercare di spendere i soldi, e soprattutto chiedete che diano subito soldi per fare progettazioni. Noi, se vogliamo fare tutto entro il 2026, abbiamo bisogno di affidare progetti subito, subito, siamo pronti, abbiamo una montagna di progetti. Chiudo dicendo che ho saputo che ultimamente 5 ragazze pugliesi andranno a Dubai a rappresentare l'Italia. Ecco, tutte e 5 sono pugliesi, nessuna di queste studia fuori, una è anche del nostro comune, studiano tutte al nord. Queste sono le disparità che dobbiamo, che l'Europa deve puntare i piedi perché vengano chiuse e cancellate una volta per tutte. Grazie. La ringrazio moltissimo. Avete sentito il richiedente, avete sentito la commissione, la Presidente vuole mantenere aperta la petizione come richiesto dalla Commissione Europea per iscritto, l'abbiamo ricevuto, per iscritto ci ha dato tutte queste spiegazioni.